la necessità di valorizzare la Viaccia da un punto di vista sportivo sia una priorità, e quindi questo Consiglio Comunale e in particolare questa Giunta ha preso un impegno solenne stasera dicendo che farà al più presto uno studio coinvolgendo altri comuni, e quindi vedremo e aspetteremo questa decisione, perché se è vero come è vero che verranno allenati alcuni appezzamenti di terreno, fra cui anche il sussidiario di Empoli, è segno che nella prospettiva, perché se si guarda agli anni futuri, non proprio al domani, ma agli anni futuri, una zona sportiva in quella destinazione, nella zona della Viaccia, è una cosa da prendere in seria considerazione. Logicamente anche lì bisognerà coinvolgere i privati. Io, quando abbiamo fatto la campagna elettorale, ho sempre sostenuto che ci vuole più Stato e più privato, tutti e due, perché solo attraverso una fattiva collaborazione fra il Comune e i soggetti privati si può fare certe opere di realizzazione. Per questo io chiedo che votiate anche questo emendamento. Grazie. Altri? Bene, quanti sono votanti? Stavo chiedendo. Quanti sono votanti? Vuoi fare? Prego. La dichiarazione di voto è fatta più che altro per dire, perché questa volontà di intercedere presso Comuni intorno mi sembra pressoché un tempo perso e basta. Figuriamoci se Monte Esperto e Montelupo vogliono fare qualcosa lì per fare dello sport che non attragga loro. Senza dubbio sentire, io non l'ho ancora visto, fra i beni alienabili anche il campo secondario, certamente se è andato via anche quello, con soldi presi, era un vecchio progetto già dell'era Bugli di farci lì dai sussidiari, magazzini, cose, insomma, un mare di roba con il progetto di finanza. Ora invece si parla di venderlo, addirittura se si parla di venderlo, che ci dovrebbe venire fuori, non si sa. Io, fossi Comune, non lo venderei. Però la proposta che è fatta o che faremo, perché non si può certo intaccare. Non si può certo intaccare l'emendamento fatto dall'UDC, ci mancherebbe l'altro, però servirebbe a togliere anche quel lordume di piccoli orti fatti abusivi lungo l'argine. Sono pericolosi, sono contro la legge, dovrebbero essere liberi in caso di calamità, eccetera, e invece qui tutti vengono. Io mi ricordo bene un pezzo in fondo, uno si mise lì, scavò, che c'era tutte le macerie, le levò, ci portò terra e fece il suorto, lo recinto e tutto. Lì è tutto abusivo, lì ci vorrebbe invece una bella ruspa che faccia tutto un bel pari, come deve essere lungo l'Arno. Deve essere un pari lungo l'Arno di quegli orti che non servono a niente, e se non sono di proprietà, come pare, privata, tutti devono sparire. Per questo, per la bontà e per il benessere del fiume. Quindi, a parte questa proposta, non è sbagliato dire che se nessuno collabora, come ora si è sentito dire, che se nessuno dei comuni intorno collabora, se nessun privato si fa avanti, se nessuno può immettere soldi lì, perché tanto insomma, da noi c'è una grossa ortodossia derivata dalla socialità di sinistra, e non si fida quindi la gente di venire a fare investimenti lì senza poter dire noi si fa degli investimenti ma si vuol ricavare degli utili, quindi il privato ci si sogna, o il comune può farlo ed è in condizione di farlo, cosa che non credo, o lo può fare con l'aiuto anche delle strutture, ripeto, CONI eccetera, se no davvero la proposta di fare gli orti è un e poi tanto sbagliata. Grazie. Grazie consigliere. Quanti sono votanti? Giacomelli. Bianchi rimane fuori?
Bene. È rientrata anche Bianchi, 20. Bene, chi è favorevole all'emendamento? Consiglieri, alzate la mano. 1. Chi è contrario? 15, no, 14, perché se sono 20 c'è anche i gori qui, 3, 4, 5, 6, quindi 14. Chi si astiene? 5. Emendamento numero... Io non l'ho fatto, non le ho detto nulla, non le ho detto nulla, però obiettivamente questo... Consigliere Apogruppo, avevo il biro in mano. È pronto, di là si è detto. Bene, allora riprendiamo alle 8:30. Allora che mi ha detto?